Ciao a tutti, benvenuti al quinto video sul tutorial sui telescopi. Finalmente ci sono riuscito, che era 2 mesi che volevo farlo, ma vuoi la meteo vuoi il tempo, non sono riuscito a farlo prima. Adesso vi faccio vedere come piazzare il telescopio. Chiaramente lo faccio di giorno perché di notte la videocamera non riesce a vedere tutti i dettagli e quando arriverà l'imbrunire faremo vedere il resto. Ecco, la prima cosa da piazzare è il cavalletto. Se guardate c'è una scritta N sopra, sta per nord, vuol dire che praticamente questa zampa la puntiamo a nord, grosso modo, non deve essere una cosa precisissima. Vi potete aiutare con le stelle se è notte o con una bussola di giorno, quella del telefonino è più che sufficiente come precisione, ed è puntato a nord e per ora mi sta bene. Adesso monto sopra la montatura motorizzata. No, prima ho dimenticato una cosa, l'ho vista adesso, treppiede per tenerlo stabile. Questo fa da porta ottica e porta elettronica al telescopio e mantiene anche i treppiedi aperti. Si assomigliano un po' tutte, anche se non sono tutte uguali, non vi preoccupate, ma le procedure sono più o meno le stesse. Il perché lo dico subito, che c'è luce, si vede bene, va messo a nord, perché poi quando andremo a puntare la stella polare con il cannocchiale della montatura possiamo spostarci, ma non di molti centimetri o di gradi in questo caso, quindi se io questa gamba qua la vado a mettere qui rischio che dopo con queste manopole qua non riesco più a centrarla correttamente. Solo per questo praticamente questo si monta, si stringe e adesso controlliamo solamente se è in bolla il telescopio. Qua c'è tutte le montature solitamente hanno una bollicina, qua si vede che è fuori. Dovrò alzarmi per farlo andare correttamente. Per farlo dovrò allungare o accorciare le zampe del treppiede. Allora. Abbondate sempre un pochino con l'allungarle, perché poi piantate per terra la montatura. Allora questo devo alzarlo ancora un po', non mi convince molto. Ecco, una volta fatto, caricate un po' di peso sul treppiede in modo che si pianta bene per terra e non vi si muove più. Una volta assicurato tutto che è in bolla e abbiamo stretto le viti, continuo con montare il supporto per il peso, il contrappeso del telescopio. Lo scotch nero qua è unicamente il segno per capire dove fermarmi con il peso per tenerlo bilanciato. Questo tappino non è altro che una sicurezza, che in caso che si dovesse allentare il peso non viene fuori. Una volta messo il peso posso montare sopra l'ottica, cioè il telescopio. Stasera usiamo un newtoniano. Sono già sopra i segni che ho fatto sulla guida,
per poterlo posizionare già bilanciato. Praticamente, se allentiamo tutto il telescopio, in qualsiasi posizione lo metto, dovrebbe rimanere fermo. In questo caso è sbilanciato, perché una volta che ho il peso delle ottiche qua non fa più questo scherzo qui, perché qua davanti metterò ancora un 2 o 3 etti di peso fra ottiche, videocamere varie. L'importante in questo caso è che sia bilanciato con questo peso qua, che non mi ruoti. Ok, continuo con l'assemblarlo tutto pronto all'uso. Questo è il cercatore, praticamente non altro che un altro telescopio che mi permette di vedere meglio con un campo più aperto le stelle, di modo che non devo proprio inseguirle col telescopio. Dentro ha un crocicchio tipo il mirino dei fucili, per intenderci, però prende molto più campo. Attacco tutti i cavi al telescopio. Questa è una procedura abbastanza facile, c'è scritto sopra, qua entra, qua esce, e dovrò andare ad allacciarmi all'altro motore che è qua sotto. Telecomando, l'alimentazione va solo alla centralina che è qua. La batteria, anche qua fate attenzione, mettetela in un posto dove non inciampate sui cavi, perché una volta fatto l'allineamento, se togliete corrente al telescopio anche per mezzo secondo, ha perso i dati e dovete rifare tutto da zero un'altra volta. E un oculare col crocicchio per poter fare quello. Chiudi. Questo è l'oculare col crocicchio per poter centrare le stelle quando faremo l'allineamento. Ok, così è completamente montato. Adesso aspettiamo l'imbrunire per vedere come fare a centrare la montatura sulla stella polare e fare l'allineamento a 3 stelle. Finché c'è luce ho pensato di fare un'altra cosa per farvi vedere un po' meglio cosa c'è dentro la montatura. Quando noi andiamo a guardare da questo oculare qua, vedremo una cosa del genere. La stella polare noi andremo a metterla dentro questo cerchietto qua che sto puntando col legnettino. L'ottica riproduce la stella, l'Orsa Maggiore, che è questa conformazione di stelle qua, e Cassiopea, che si riconoscono molto bene nel cielo perché sono molto luminose. Octanis qua non prendetelo in considerazione, perché serve per mettere in linea, diciamo, il telescopio se abitate a sud dell'equatore. Noi siamo a nord, di conseguenza useremo gli altri dati. E la stella polare appunto non va al centro, perché non è esattamente a nord, è un po' spostata. Per sapere come posizionare, perché io chiaramente, guarda un attimo il telescopio, se io questo lo ruoto così, faccio questa rotazione qua, è come se faccio questa rotazione qua con il disegno. Quindi dovrò mettere il telescopio nella giusta posizione, la montatura, e dopo andare a inserire all'interno di questo cerchiettino qua la stella polare. E lo farò agendo
su queste due manopole che ho davanti, che vi ho fatto vedere prima, e su queste altre due qua. Praticamente regolo l'altezza, praticamente destra, sinistra, alto e basso, in termini da profano proprio, per inserirla lì dentro. Ma è veramente importante prima determinare qual è la posizione. Ci sono due sistemi. Questo apparecchio qua, una volta che gli ho dato le coordinate, ci dirà a che ora è la stella polare. Noi non dobbiamo fare altro che girare tutta la montatura sulla base dei gradi o dell'orario che ci dà questo apparecchio. Oppure un altro sistema un po' più semplice, non così preciso, ma comunque efficace, è di osservare il cielo con l'occhio sinistro. Con l'occhio destro si osserva all'interno della montatura del telescopio, quindi vedremo questa cosa qua, e non dobbiamo fare altro che riprodurre l'immagine che noi vediamo con l'occhio che sta osservando il cielo rispetto all'immagine che abbiamo qua dentro. In parole povere, dobbiamo mettere parallele queste due stelle, ad esempio dell'Orsa Maggiore, per rapporto a quelle che sono disegnate dentro la montatura, e automaticamente chiaramente andremo a posizionare questo cerchietto nella sua posizione corretta. Va bene, allora attendiamo sempre l'imbrunire. Voilà, sono calate le tenebre e siamo pronti a fare l'allineamento della montatura del telescopio e l'allineamento a 3 stelle. Procediamo per passi. Vi consiglio un'app gratuita per scoprire la posizione della polare. Vi ho già detto che potete mettere il reticolo che c'è all'interno della montatura, grosso modo posizionarlo su cosa vedete nel cielo. Ma ho trovato questa app carina, è gratuita fra l'altro ed è affidabile, si chiama Polaris View, prende automaticamente le coordinate e vi fa vedere dove dovrete mettere la stella polare, è questa, e lì io dovrò andare a mettere il mio cerchiettino che si vedeva nel disegno che vi ho fatto vedere quando era giorno. Ricordatevi che si è spuntato la vista del mirino polare, perché se io la tolgo chiaramente dalla parte opposta, perché come ho già spiegato nell'altro video tutti i telescopi ribaltano l'immagine. A questo punto mi chino e vado a puntare la polare dentro quel cerchietto. Ci si può anche aiutare all'inizio, quando si è un po' alle prime armi, qualcuno, un vostro amico, può puntare con un laser la stella polare, di modo che voi quando guardate all'interno della montatura riconoscete qual è la stella polare. È comunque la più brillante che riuscite a vedere, ma non è l'unica che riuscite a vedere con la montatura, ne vedete diverse. Dopo un po' ci si fa l'occhio e la si riconosce. In questo caso non useremo il laser perché sono abbastanza pratico. Vado a infilare la polare dentro il cerchietto. Allora, prima devo posizionare quel cerchiettino lì nella posizione che mi ha dato l'app, che era circa a ore 2 e mezza circa, non era proprio a ore 3, quindi vado a mettere il telescopio in quella posizione lì. Che è così. Blocco la rotazione dell'asse e agendo su queste viti qua, dove ho le dita, e questi due, inserisco la stella polare dentro il cerchietto. Quasi a posto. E come altezza già ci siamo, basta solo stringerli. Ok. Voilà. Una volta che è centrato, si può liberamente muovere gli assi. Infatti, è il crocicchio che è in mezzo a quel cerchio grande che indica il nord. La stella polare non indica esattamente la posizione nord. Spostiamo gli assi e mettiamo il telescopio che ripunta sulla polare. Controlliamo che più o meno la veda perfettamente qua. Quando guardate con l'oculare, non spaventatevi se non la vedete nel centro del telescopio, è normalissimo. A questo punto accendo l'elettronica e
e inserisco le coordinate del luogo dove siamo. Allora, l'elettronica già mi dà il benvenuto, gli avvertimenti di non guardare luci forti o il sole, mi dice di inserire le coordinate GPS, fate attenzione, gradi, minuti, quindi dovete avere le coordinate GPS del telefonino che vi danno i gradi e i minuti, non i gradi virgola, altrimenti dovete trasformarli, non li accetterebbe. Anche qua potete usare innumerevoli app che vi danno le coordinate. Sono già inserite giuste perché l'ultima volta siamo venuti in questo posto qua. Allora gli do ok. Set time zone, noi siamo nel meridiano più 1, quindi dovrò scrivere, me lo propone già, il più 1, l'orario. Mi dice di mettere la data, attenzione qua è data americana, devo prima mettere il giorno del mese, poi il scusate, prima si mette il mese, poi il giorno e poi l'anno. Oggi ne abbiamo, allora vediamo un po', sempre il telefono mi viene d'aiuto, ok, 4 2017 l'anno è giusto, l'orario, l'ora di adesso, più precisa possibile, il telefonino comunque aggiorna l'orario, 1:47. Ok, mi conferma che sono le pomeridiane, chiaramente, mi dice daylight saving, sarebbe l'ora legale, in questo momento dell'anno siamo in ora legale, gli dico di sì, e lui in questo momento è pronto, mi dice anche a che ora doveva essere la porale, mi dice alle 2:27, l'applicazione avevo detto che me lo dava alle 2:30, vabbè ho sbagliato di 3 minuti, ma ci può stare questo piccolo errore qua, do enter ancora una volta, e a questo punto l'ammontatore equatoriale mi dice se voglio fare l'allineamento, chiaro che voglio farlo, l'allineamento, a 3 stelle, perché è il più preciso di tutti, parte, comincia con la stella Sirius, e dovrebbe essere dietro di me, abbastanza bassa sull'orizzonte, e lui andrà a puntarla da solo. Una volta, nel tempo che il telescopio fa il suo giro, la stella Sirio è in quella direzione, una volta che l'ha puntata, io sto usando l'oculare con il reticolo illuminato dentro, porterò quella stella lì al centro del telescopio, darò enter, lui partirà con la ricerca della seconda stella. Se non la centra perfettamente, si può sempre agire sugli assi del telescopio manualmente. Perché la prima stella non la prende mai bene. Vabbè. Ops, andò nella direzione opposta. Ok. Quasi perfetta. Una cosa che non ho detto prima, prima all'imbrunire, quando ho cominciato a vedere una stella, sempre con l'ottica col crocicchio, assicuratevi che il cercatore sia ben tarato, perché altrimenti avete grosse difficoltà, se montate una Barlow ad esempio che cominciate a tirare a 100 A, dovete prima puntarla bene con il cercatore, cannocchialino col crocicchio tipo cannocchiale. Se questo è ben tarato, quando la stella è puntata correttamente la vedete anche nel telescopio, altrimenti diventate un po' matti a cercarvela, continuate a fare a destra e a sinistra e perdete solamente tempo. 23. Ok, l'ho centrata, passiamo alla prossima stella. Questa mi sa che è nel campo bianco.
vi dico già che questa sera non è una serata ottima né per l'osservazione né per l'astrofotografia di pianeti, forse i pianeti ancora li facciamo, Giove è quel puntino che si vede sotto la Luna, è bello luminoso, ma per la fotografia dello spazio profondo è pessima, quando c'è la Luna quasi piena queste cose qua diventano impossibili. E Arturo l'ultima. Sì, la vediamo, Arturo è là. Dove vai? Quasi centrata perfettamente questa. Allora, 2. Ok. Una volta dato ok con l'ultima stella, si appare la scritta Alignment Successful, come appare in questo caso qua, non riusciamo a metterla a fuoco, ok. Vuol dire che l'allineamento è stato eseguito correttamente. In questo momento il nostro telescopio è pronto ad eseguire gli ordini che gli diamo. Faccio un breve esempio subito, voglio vedere Giove in questo caso, sì, Giove si può vedere. Vado in pianeti, sistema solare, mi muovo con le frecce finché non mi dice vuoi vedere Giove, ok. Al primo enter mi dà le coordinate se volessi vederlo con una montatura non motorizzata e con il secondo enter il telescopio andrà a puntarmi Giove e inizierà chiaramente anche a seguirlo. Bene, grazie intanto a tutti per aver visto il video. La puntata numero 5, o il video numero 5, termina qua. Un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao ciao!